Buonasera. E The Rev è una startup che ha creato in pratica un'omonima piattaforma web che ambisce a sfruttare la rete per trasformare le migliori idee in qualsiasi ambito in delle rivoluzioni intese nel senso di progetti concreti che sfruttano internet per avere visibilità, per avere contributi e per poter tornare poi nella realtà con delle iniziative concrete, che siano start-up, che siano prodotti artistici, che siano campagne elettorali politiche. The Rev, prima di spiegarvi come funziona in dettaglio, c'è da dire che viene da un mio percorso personale e quindi diciamo, è l'apice di un percorso che ho fatto nell'ultimo anno e mezzo. Questo percorso è tutto orientato sul fatto che internet può essere uno strumento molto potente da un punto di vista comunicativo per ampliare qualsiasi cosa diciamo abbia un minimo di merito, di valore. Ed è quello che praticamente io ho fatto da qualche anno quando mi sono trasferito a Napoli per studiare all'università e non avendo né un budget né visibilità ho iniziato a sfruttare la rete e a conoscere la rete per dare visibilità e potere ai miei progetti, alle mie idee. Uno dei primi progetti è stato un blog che io creai 3 anni fa sul web, scritto da me, quindi a budget zero, e questo blog, grazie al marketing non convenzionale, ovvero delle strategie inventate sulla base di nulla, che però avevano un forte impatto sociale e mediatico, che permettevano quindi di generare una visibilità a costo zero. E grazie a questo marketing il blog è arrivato in 6 mesi a essere letto da oltre 200.000 persone al giorno in Italia. E poi il blog l'ho venduto e mi ci sono pagato gli studi universitari, ma dopo il blog ho pensato di dare visibilità a quello che io facevo battendo un Guinness World Record. Ovviamente il Guinness World Record non essendo né l'uomo più alto del mondo né altro, ho giocato sempre su internet e ho fatto in modo che stesso il record mettesse in evidenza delle capacità di marketing, quindi ho sfidato la Zynga, il colosso multimiliardario di Milano Andrea, che aveva appena fatto il Guinness World Record su Facebook a livello mondiale del post più commentato al mondo. E io ho provato a fare lo stesso, quindi il blogger di provincia che sfida il colosso internazionale, e in 3 mesi l'ho raddoppiato a questo zero, entrando nel Guinness World Record e quindi avendo un po' di visibilità a tutti gli altri progetti che avevo in cantiere. Una settimana dopo il record mi contatta Greenpeace International da Amsterdam e mi spiega che praticamente Facebook, su cui io avevo battuto il record, per ognuno dei suoi data center nel mondo consuma quanto 30.000 abitazioni in termini di elettricità. E l'elettricità di Facebook, che quindi annualmente fa una politica energetica come quella di una nazione, è comprata per risparmiare l'energia prodotta col carbone e al nucleare. E per questo motivo è nata una campagna contro Facebook per sensibilizzare, l'obiettivo iniziale era semplicemente sensibilizzare Facebook e le aziende lavorano su internet ad acquistare energia pulita. E in un giorno sono riuscito a convincere 80.000 persone del mondo in 16 lingue diverse a scrivere a Facebook tutte alla stessa ora, nella stessa pagina, e questo ha fatto a causa di un crash di Facebook per brevissimo tempo, che però Facebook anziché prenderlo e usarlo per denunciarmi, ovviamente ci ha chiamato e ci ha detto firmiamo un protocollo di intesa, quindi dal nuovo anno acquistiamo solo energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. Dopo questa altra esperienza, comunque ce ne sono state una serie di altre. Ho iniziato a lavorare a The Rev, ma parallelamente ho curato tutto il marketing e la comunicazione dell'America's Cup di Napoli dello scorso anno, che pur essendo un evento minore dell'evento America's Cup che gira per il mondo, l'evento sul singolo di Napoli ha fatto più contatti di altri eventi nel mondo messi insieme. Mediamente fanno 30-40.000 contatti, quello di Napoli ha fatti quasi 900.000 l'anno scorso. E in questo modo io ho lavorato comunque parallelamente al The Rev e con questo bagaglio di esperienze l'ho portato in giro per l'Italia alla ricerca di investitori che credessero nell'idea, ma l'ho fatto proprio manualmente, nel senso con il portatile nello zaino a viaggiare per l'Italia a mie spese, e dopo alcuni mesi sono riuscito a convincere vari investitori fargli un'offerta per investire in The Rev, e 6 mesi fa ad agosto ho accettato un investimento di quasi 1,5 milioni di euro per una quota di minoranza di quella che era solo un'idea, non esisteva ancora neanche la società,
Infatti poi il giorno dopo con 1,5 milioni di euro sono andato a costituire la SRL, che non mi potevo permettere neanche quello. Oggi Terem comunque è un'azienda che ha 12 dipendenti a Napoli e ha appena sviluppato questa piattaforma web che, come vi dicevo all'inizio, serve a trasformare le migliori idee in progetti concreti, e lo fa offrendo agli utenti una serie di strumenti che danno potere e valore alle idee, tra cui il crowdfunding, che è un'idea che ha bisogno di essere finanziata, ma anche la raccolta di firme, la visibilità, la possibilità di fare degli streaming audio-video sul web. E direi che la partita però è partita raccogliendo a costo zero oltre 100.000 preiscritti negli ultimi mesi. Su Facebook, tra una serie di pagine, abbiamo oltre 4 milioni di fan italiani, quindi adesso è partita da 20 giorni, stiamo iniziando a fare i primi numeri e a crescere, ma abbiamo già anche un'alta richiesta dal mercato internazionale, per cui anche se il sito è solo in italiano, il 15% degli utenti sono stranieri, quindi è probabile che a breve partiremo anche sul